molto importante anche sulla presentazione, perché mi ha aiutato molto. È molto importante in questo film, a mio avviso, anche l'ambientazione. Credo che abbia aiutato a rendere credibile questa cosa incredibile. Tu dici quel campo, sì, questa guerra, l'attaccamento che ha il personaggio di Trunghetti, di Lucia, a questa terra. Cioè, si capisce un amore, un trasporto per il suo ambiente, no? Guarda, il film è stato girato, tra l'altro, proprio nelle zone limitrofe dove io sono cresciuta, che poi sono le zone in cui mia sorella ha ambientato due dei suoi film, quindi è un territorio che io conosco molto bene. E, è un territorio in cui ci sono passati gli Etruschi, diciamo, e io, insomma, ci dicevamo con Gianni che sappiamo gli Etruschi, un popolo magico, e diciamo che questa magia, questa energia di questo territorio, anche secondo me è importante per la storia e si sente nella storia. Sei avvicinata a questo personaggio? Hai cominciato a immaginarla per il modo di parlare, per il modo di camminare, anche un personaggio pieno di frustrazioni, di problemi, di paure? Un personaggio con tanti problemi, sì. Con pochi soldi e tanti problemi. Ma io voglio dire, scusa, quando si interpreta un personaggio, non so il tuo caso specifico, tu cerchi, come dire, di far tesoro del tuo bagaglio personale, psicologico, di quello che hai vissuto, o credi che più un personaggio si allontana da te e da te stessa sia più facile da interpretare? Guarda, dipende. In genere penso che più un personaggio sia lontano apparentemente, perché poi è chiaro che gli attori mettono sempre il loro corpo, la loro voce, però diciamo parti di loro stessi che credono di non conoscere o che magari sono assopite o che scoprono, però io mi dico che più un personaggio è lontano, più da qualche parte ho una facilità a essere immediatamente quel personaggio. Per esempio la lingua che parlano i personaggi, per me recitare in un'altra lingua, penso all'albanese di Virginia Giurata, penso al film che ho girato in America o in Francia, comunque subito mi sposta da me. E quindi, in un certo senso, è come un primo passo per allontanarmi da qualcosa che con gli anni mi annoia, mi annoio di me, no? E iniziare un lavoro che mi faccia superare un territorio nel quale mi trovo probabilmente molto a mio agio, forse troppo a mio agio. Rispetto al film di Gianni, invece è successa un'altra cosa, cioè è successa che diciamo, la terra dalla quale vengo e la terra per la quale lotta Lucia era una terra che io conoscevo. Quindi diciamo facevo mio un sentimento che anima questo personaggio e la sfida, se ogni volta un lavoro deve essere una sfida o comunque una scoperta, era quella però di andare a esplorare dei toni che in genere nel cinema mi vengono richiesti di meno.